Natale è alle porte e Natale chiama cibo, Natale chiama dolci e siamo qui con Giulia Scutti della pasticceria Il Piacere per scoprire un po' le fasi di lavorazione del panettone, che sono piuttosto lunghe. Raccontaceli un po'. Sì, allora c'è una primissima fase, che è la fase, diciamo, di lievitazione più lunga del panettone, dove vengono inseriti e miscelati gli ingredienti principali, che sono anche quelli più semplici, ovvero sia la farina, l'acqua, il lievito e nel nostro caso l'olio d'oliva, visto che li facciamo all'olio d'oliva panettoni, vengono impastati e poi messi in una cella di lievitazione con temperatura e umidità controllata per 12-15 ore indicativamente, quindi tutta una notte. Passato il tempo, nella mattina seguente riprendiamo l'impasto e lo facciamo andare in impastatrice con la farina come primo impasto e poi aggiungiamo via via tutti gli ingredienti, che sono l'acqua, lo zucchero insieme al sale, gli aromi, i tuorli d'uovo a temperatura ambiente e l'olio, ovviamente miscelato insieme al burro di cacao, che nel nostro caso dà una morbidezza, mantiene la morbidezza dell'impasto più a lungo, e poi il gusto preferito, che nel nostro caso sarà fragoline di bosco e cioccolato bianco. Insieme a questo gusto ne fai anche tanti altri. Sì. Quali sono e quali sono i preferiti? Allora, il preferito è questo, perché diciamo è quello un po' più goloso. Quest'anno ho voluto inserire anche altre due varianti particolari, che sono il pocket coffee, quindi con caffè e cioccolato fondente, e il gusto Bounty, che diciamo è un gusto abbastanza giovanile, però abbraccia un po' tutte le età, e prende cocco e cioccolato al latte. E poi ce n'è uno un po' più raffinato, che è un rustico al marron glacé, glassato al cioccolato fondente. Rustico perché in pratica prevede l'utilizzo di farine di grani antichi, nella fattispecie sono tre tipologie di farro, e miscelate insieme appunto a questo frutto molto gustoso e molto raffinato che è il marron glacé. E poi c'è un fondente arancio che diciamo è un classico. Adesso noi qui oggi siamo a parlare di panettoni, però sono tanti i dolci, soprattutto quelli della tradizione. I clienti che ti chiedono di più? I classici della tradizione nostra natalizia, il parrozzo nelle sue varie forme, di formati, piccoli e grandi, e i nostri tarallucci al vino bianco, poi classici calcionetti con i ceci oppure con le castagne fritte, insomma i nostri, mostaccioli, i dolci secchi con gustosi con cioccolato e mandorle. E adesso andiamo ad impastare. E una volta terminata la lavorazione, ecco qui. Buon appetito e buone feste!